Prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel tasto. Indovina chi c'è su YouTube. È Giuppi TV. Allora ragazzi, vediamo il video di Karim, perché voglio fare un paio di riflessioni a caldo su questo video. Questo video mi ha fatto cringiare male. No, in realtà secondo me pone degli argomenti interessanti. Non sottovalutatele mai, ragazzi, queste cose. Cosa stai facendo nell'ultimo periodo? Fortunatamente per te ho fatto un altro film. Sì. Così ti do da lavorare, ti do da fare. Non faccio più quelle cose lì da anni. Ah sì? Sì. Non fai più recensioni? No. Però, cazzo, hai sprecato solo un'occasione, perché invece avere una persona giovane come te, veramente esperto di cinema, che faceva delle recensioni sensate, era una figata pazzesca. Ma internet non vuole quello. C'erano, però... E ci sono ancora adesso, ma non sono finiti da nessuna parte. Ecco, allora, questo è il punto, il primo punto con cui vado in disaccordo con Karim. Non è vera questa roba qua. Cioè, non... A parte che Ruffini si dimostra a non sapere niente di Karim, perché non sapeva, uno, che avesse smesso di fare recensioni. Ha smesso tipo da 64.000 anni. Due, non si è mai professato esperto di cinema Karim, né appassionato, semplicemente faceva la recensione di film trash. Sì, magari l'ha detto in qualche vlog, nelle live, eccetera, ma non era un canale di appassionati di cinema, seguito da appassionati di cinema. Tre, non ci crede per nulla Ruffini nelle parole che gli ha detto. Cioè, no, è una figata perché così te lo levavi da oglioni quando si trattava di parlare male del tuo film. Ecco perché lo volevi a parlare bene dei film belli. E così non massacrava i film brutti, compreso il tuo. Ma perché avrebbe dovuto informarsi? Perché esca from Storm, se te vai a fare un confronto con una persona, è meglio essere preparati. Come Karim è preparato su Ruffini. Anche per educazione. Dove essere preparato. È una cosa, è un format, c'è cioè una produzione, io mi sarei preparato. Comunque, vabbè, questa è la mia idea, ovviamente. Ci sono, dicevo, i recensori di cinema. Non fanno un milione di visite, ovviamente, ma hanno successo. Victor, nella sua nicchia, che non è tanto una nicchia per i numeri che fa in realtà, ha successo, è amato. Magari non potrà essere messo accanto a Canova, ma è una persona che non se la tira, cosa fondamentale in quel mondo lì. È bravo, si guarda tutti i film o quasi, e gli piace documentarsi sull'argomento, e non si è mai professato sto cazzo. È sempre ha sempre fatto il suo, ha sempre detto la sua, punto, è a capo. Ed è amato anche per questo, anche dai detrattori. Magari dicono, no, di cinema secondo me non ci capisci un cazzo, però almeno dice la sua senza rompere i coglioni e senza tirarsela. Poi c'è Frusciante, ci sono tante altre persone che parlano di cinema in maniera magari intrattenente, divertente, ma ce ne sono tantissimi altri. Certo, magari rimangono in quella nicchia lì, però in quella nicchia sono molto amati, molto seguiti. Comunque andiamo avanti. Capito? Ma fai divulgazione minimamente, no? Cosa ti devo... Ma perché devo fare ma perché sono obbligato ragazzi, a fare se sei un recensore... Ma non sei un recensore! Vedete, cioè, come fai a fare confronto? Cioè, se non sai niente... Non sapeva nulla, lui credeva che fosse un recensore... Ruffini, la sempre... Cioè, vabbè. In un'epoca come questa, se tu vai su YouTube e dici delle cose, ti prendono sul serio. Ecco, qua Ruffini intavola già quello che voleva dire dopo, su cui io sono mega incazzato. Sapere... No, qui cosa... secondo te non ha ragione Ruffini. Te dai ragione a un mondo di cui parla Ruffini. Ma Ruffini è stato furbo, l'ha buttata in caciara e ha messo nello stesso calderone un argomento giusto, cioè un'argomentazione giusta e un'argomentazione sbagliata, e te l'ha fatta passare per giusta. Ma attenzione, attenzione! Quel video lì l'hai fatto proprio nei primi giorni ed era il 2013, quindi non c'era tutta cioè non esisteva la parola haters, no? In realtà erano i miei produttori, i miei distributori che erano preoccupati, dicevano, ma cazzo Paolo, ma allora il film non piace, no? E dicevo, guarda, invece no! Andiamo a fare il tour. E quando si andò a fare il tour in giro per l'Italia c'erano mille adesioni invece di giubilo. Ma come giustamente il film può anche non piacere. Allora, a parte Ruffini, ti informo che prima del 2013 esisteva tranquillamente l'hating. Anzi, se non erro, l'hating è proprio nato con Justin Bieber. Forse anche da prima di quello. L'hating c'è sempre stato.
cioè c'è sempre stato, è sempre, sempre esistito nel mondo dell'internet, che 2013 era già il futuro dell'internet. Perché quella cosa là è la cosa che mi ha poi fermato. Dai, da quando esistevano i forum, giusto Harry, giusto. Però con Justin Bieber, secondo me, quella roba lì è proprio, si è esteso a tutti, anche a mia madre, capito? Da lì in avanti a fare determinate cose in quel modo lì, nel senso di essere così tanto aggressivo verso determinate persone dirette, perché poi no. Vedendo tutto quello che è successo, mi ci sono rivisto parecchio. Io sono molto molto sensibile quando qualcuno mi scrive qualcosa e ha ragione, qualcosa di negativo e ha molta ragione, mi colpisce tantissimo. Ecco, su questa cosa Karim, so che non ci parliamo molto ultimamente, ma su questa cosa qui Karim, se posso darti un consiglio, secondo me ci devi lavorare di più. Il trucco è proprio quello, cioè il voler criticare in maniera caustica, anche tossica, qualcosa va benissimo. E col tuo stile ce la puoi fare. Il problema è che se non lavori tanto su questa tua sensibilità, poi rischi appunto di fermarti perché, oddio, ho fatto male a Ruffini. Oddio, sono riuscito a entrare nel mondo dei VIP oltre il web e posso creare effettivamente dei danni. E quei danni sono importanti e li posso sentire su di me se qualcuno inizia a odiarmi per questo. Però non ti puoi preoccupare di tutto, perché quando te fai un video satirico rimane tale, è satira ed è giusto che tu la faccia, ed è giusto che tu la faccia in maniera cattiva e spietata. Quindi io ti capisco, perché anch'io per anni ho sofferto di questo tuo problema e ancora degli strascichi che ce li ho, ma mi sono allenato, ho frequentato vari dojo internettiani per poterne uscire. Ripeto, degli strascichi che ogni tanto traballo ancora, però perché è tosta, internet ti fa la scorza, però ci devi lavorare di più Karim, e ti devi esporre per questo, esporre di più. Lo so che è difficile, lo ti capisco, però ce la puoi fare, ce la puoi fare. Ti ricordi che c'era tanta gente, dice, perché c'era quella famosa frase, che secondo me la mia risposta, so, però, ovviamente questo c'è bisogno di me di dirlo, perché queste sono le mie opinioni, i miei pensieri, poi pensate come cazzo mi pare. Però... No, ma l'eleganza, ragazzi, la tossicità cosa c'entra? Se uno fa satira, perché Mostarda era, cioè voleva essere un format satirico, che cazzo te ne frega dell'eleganza? Vai, vai giù e basta, è satira, è comicità, basta, fine. Cioè la bimbi, se ne è già parlato la satira, per me la satira deve essere spietata. Mi ricordo che tantissimi tuoi seguaci mi attaccavano, era la famosa frase, mentre qualcuno scrive qualcosa di negativo, io sono a far l'amore. No? Esatto, sì. Che non ho capito nemmeno perché poi mi hanno attaccato così tanto su sta frase. Perché è una roba da diciottenni, Paolo. È una roba da diciottenni. Ecco perché. Perché dire, mentre io sono qua, che faccio, mentre voi siete a parlare male del film, io sono a trombà, è una roba da diciottenni. E dopo ti giustifichi e ti scusi addirittura. È una roba... da, poi seguace, che cazzo, questa è la mia setta. Cos'è? Cos'è quella frase lì? È una roba da flexino, ma veramente adolescenziale. Che forse io sembrava che... Pensa alla figa invece delle figurine, giusto? La tiraste. Però Dario, spesso e volentieri tu la usi come risposta, onestamente. No, che vada a trombà, no, non mi sembra. Come flex, non mi sembra proprio. Ma poi ragazzi, c'è anche un contesto. Ma perché dovete buttare tutto nel calderone? È l'errore proprio dei nostri tempi. Un conto è se lo dico su Twitch, perculando, giocando fra di noi... In questo contesto qui, c'è un contesto di Twitch dove siamo io e voi a cazzeggiare. Un conto è il post ufficiale del regista di un film che è stato preso per il culo da uno dei più grandi youtuber del web, macinando 1,5 milioni, 2 milioni di visite, quello che è. E ti esponi pubblicamente, evidentemente rosicando, dicendo sono a trombà invece voi no. Non è la stessa cosa ragazzi, perché un conto è una live dove io e voi si cazzeggia, un conto è una roba così ufficiale, cioè quella era un post ufficiale del regista. I tuoi seguaci mi scrivevano a me, il film l'hai copiato. Io andai proprio con questi messaggi e dissi guardate che il pubblico è questo, cioè è un pubblico che non sa cosa significa remake. Ah, ma certo, allora qui certo Karim no, perché lui, allora diciamo che la critica principale, le critiche principali che si facevano a Fuga di Cervelli non era il fatto che era un remake. La critica principale era che era un film becero, stupido, che rovinava anche l'immagine del web, perché c'erano personaggi del web che poi sono passati direttamente alla televisione e che sono spariti dal web.
e che era l'ennesimo film per i giovani tremendo in Italia, ed era un po' anche la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Cioè, la critica principale non era il fatto che fosse un remake, quindi cosa ci incastra? Cioè il pubblico, poi scusa, il pubblico è scemo perché ti dicono l'hai copiato? L'hai copiato? Magari la critica era avete fatto una merda ed è pure copiato, cioè ed è pure un remake. Non ha senso, cioè anche qui sta usando una delle critiche più blande, più all'acqua di rose, per nascondersi dalle altre critiche che sono sicuramente più pesanti e più ponderate e riguardano la sfera proprio tecnica del film. Se dicono che ho copiato, è una dimensione veramente scolastica, no? E quindi a me mi mise questa cosa tantissima tenerezza. Cioè tu hai trovato un'intercapedine tra la recensione cinematografica e l'attacco, il j'accuse, e l'hai fatto però in una maniera innovativa che per quei tempi era originale. Ma non è l'attacco, era satira. Mostarda ai tempi era satira. Poi ora non esiste più il format, però era satira, era proprio un format satirico. Non è l'attacco è un'altra cosa. L'attacco è un quando c'è un dibattito politico e c'è qualcuno che attacca, un comizio, suona sega, ma la satira è quello. È comicità molto anche caustica, caustica, cattiva, pungente, ficcante nei confronti di qualcosa. Sa ci incastra l'attacco, l'intercapedine tra la comicità e l'attacco. No, si chiama satira, c'ha un nome questa roba. Era quello, E fatemi pensare poi cosa ha detto. Ah sì, scolastico. Ma ci sono tanti ragazzi che seguono Yotobi che hanno 30 anni. Vabbè, andiamo avanti, va. È chiaro che quando te dici cazzo, ma un film dove ci sono Rutti scorreggio, faccio minchia, sì, l'ho scritto io. Cioè, per esempio, tutta la dinamica anche dei cinepanettoni. Per me, a me i cinepanettoni mi manca. Cioè, a me la volgarità mi manca un casino. Cioè, a me Boldi e De Sica che mangiano delle polpette che sono in realtà dei coglioni di essere umano, mancano tantissimo. A me no. Cioè, allora, anche io sono volgare, no? Qua su Twitch, ma anche qui c'è contesto. Un conto è una live autoprodotta dove siamo io e voi, si cazzeggia, siamo al bar a cazzeggiare e siamo anche volgari, no? Siamo grevi, siamo grevi qui a cazzeggiare. Un conto è un film prodotto con milioni di euro e che si colloca alla fine di un percorso di film prodotti con milioni di euro, tutti così beceri. E quando io vado al cinema e vedo un film italiano prodotto che tra l'altro ha settato un trend orrendo per l'ennesima volta, e io mi incazzo. Quindi a me no. Poi a seguire anche io un discorso personale, eccetera eccetera, ma quella roba lì era roba tremenda, perché Boldi De Sica che mangiano i coglioni fa schifo al cazzo. Cioè, ti rendi conto? Hanno fatto veramente un film in Italia prodotto con non so quanti milioni di stronzoli, dove ci sono due tizi che mangiano dei coglioni e fanno finta che sia un piatto prelibato. Potevi scegliere una scena migliore, una scena magari meno greve a questi livelli. Il tipo di intelligenza che te hai rappresentato in maniera adolescenziale ha rovinato. Come adolescenziale? La creativa dei film. Il grande peccato è che tanti artisti non fanno le cose per paura dei commenti, e tante cose che sono entrate nell'immaginario collettivo e che sono straordinarie oggi lo sono perché non esistevano i commenti. Cioè, se Bud Spencer e Terence Hill ci fossero oggi, tu diresti, micchia, ora dimmi te dove si vede uno ciccione e uno magro che danno cazzotte e si sente... Quanta carne al fuoco. Allora, innanzitutto, vabbè, ma c'è comunque gente a cui piace, sono sempre cose soggettive. C'è anche la gente che mangia la merda, però. Ok? Secondo i canoni cinematografici, quella tipologia di commedia era merda. Scritta male, recitata male, fotografata male, girata male. Combo. Una merda. La merda cinematografica. Punto a capo. Poi ti può garbare la merda, ci mancherebbe altro. Nessuno lo mette in dubbio. Ma nessuno mette in dubbio anche a livello oggettivo che quei film abbiano monopolizzato, soprattutto in certi periodi dell'anno, il cinema italiano. E l'abbiano sporcato, abbiano sporcato l'immagine del cinema italiano. E questo è sotto gli occhi di tutti. Detto ciò, qual è il discorso che fa Ruffini?
perché è un buttarla in cacciara? Vediamo se lo approfondisce, non ricordo. Ma oggi queste così. Cose non esistono più. Certo. Perché ci sono dei cagacazzo come te. Avete rotto talmente tanto i coglioni alla gente, a chi fa creatività, che purtroppo io non posso più scegliere se vedere un film di Antonioni o un film di Alvaro Vitali. Io non posso più scegliere se vedere un film di Boldi e De Sica o vedere un film di Paolo Sorrentino. Cioè ormai il livello si è talmente assottigliato che anche un coglione come me fa film senza parolacce. Ma magari c'era... Il livello si è assottigliato perché quando a Natale usciva un film di Sorrentino e un film con Boldi o De Sica o similari, c'erano 6 sale per quello e una saletta per Boldi e per Sorrentino. Questo era il problema, vero? E poi attenzione, perché qui, e qui su questa roba qua, molti hanno detto, però qui ha ragione Ruffini, perché ha usato una tecnica molto furba per farsi dare ragione. Lui che discorso fa? Dice, per i commenti, aspettate perché lo dice dopo dei produttori. C'era bisogno di questa cosa qua. Ma c'è bisogno di cosa? Se ma come fai a tarpare? Allora, ma c'è bisogno c'è di che? Dire, c'è no, bisogno che l'arte o lo spettacolo siano castrati? C'era bisogno di... Tanto non è vero. Impedito un genere di sport. Siamo arrivati... Ma è vero, ma va bene, facciamo finta che Jig smetto quando voglia e Dogma non siano usciti in sala questi anni. Riser, sono usciti, ma per fortuna sto fenomeno cinepanettoni o comunque dei film di merda anche d'estate, mi ricordo la Charme Shake, Vacanze di via, piano piano spariti. Soprattutto non vengono sostenuti come quei film. E poi ti dimentichi che in 30 anni questi film hanno abbassato le aspettative e il gusto del pubblico. Che la maggior parte della gente va al cinema, va a farmi una risata, e invece di trovarsi una bella commedia, perché le commedie mica devono morire. Ora esce Natale su Marte, è vero, mica devono morire assolutamente, ma possono essere fatte anche meglio. Come, date citato, la smetto quando voglio, una bella commedia. E... ho capito, ma ora bisogna fare un lavoro per far capire al pubblico che il cinema italiano sta rispondendo con i generi, molto 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 impegnativo, perché anche ai tempi dei cinepanettoni, quando andavano forti, uscivano bei film, ma non venivano cagati come altri, come quelli. Ci vuole un grande lavoro per settare, ma anche ai tempi anche negli anni 70, anni 60, quando il cinema italiano andava fortissimo, c'era la roba mediocre. Però era roba mediocre, fatta da buoni mestierianti e da registi che sapevano dove mettere la macchina da presa. Non da gente che non sa nemmeno cos'è il cinema, cos'è il linguaggio cinematografico. C'era gente che faceva con 3 sordi dei film decorosi, che erano tipo i film di Bud Spencer e Terence Hill, che non sono capolavori della commedia assoluta, ma sono comunque dei film decorosi almeno. Ah, stavi rispondendo a Ruffini nel Razer. Va bene, uguale, almeno ho fatto questa roba qua. Andiamo avanti però. Oggi si possono fare tante meno cose. Allora, è vero? No, è vero in parte, perché però non puoi dire due cose diverse, Paolo. No. O la percezione, percezione di internet è molto più piccola di quella che è nella realtà. Tutta la gente che fa funzionare film che sembra che su internet non funzioni. Certo. Hai ragione. Oppure... Sì, alcuni, dicevo oggi anche con Dada, alcuni film di Bud Spencer e Terence Hill spaccano, ci sono almeno 2 o 3 film grandiosi, però in tutta la loro produzione, cioè nei film dove erano loro protagonisti o loro da soli, ci sono anche delle robe, possiamo dirlo, mediocre, all'acqua di rose, ma erano comunque film decorosi, capito? Effettivamente abbiamo cambiato le cose. Hai ragione, io sono convinto che ci sono delle eccezioni, adesso meno, ma... C'è stato un periodo, 2014-2015, che i produttori i commenti li guardavano. La tua generazione ha confuso la libertà di parola con la libertà di poter dire che cazzo gli pare. Ma la libertà di parola è una cosa, l'anarchia è un'altra. Cioè, se io nella vita normale... Io sono ok, affrontiamo questo discorso, perché qua siamo alla follia. Allora, Ruffini mette nel calderone 2 cose, ovvero quando i fan lesionati impazziscono e rompono i coglioni sulle pagine Facebook, su Twitter, su Instagram, in ogni dove, con cambiate il vestito a Batman, cambiate il design di Sonic, fate morire quello, no, quello non può morire, quell'altro dovete scrivere così, quell'altro può scrivere cos'ha. Questa roba qua è una critica costruttiva e o moto popolare che cerca di far capire ai produttori che la gente si è rotta i coglioni.
Ci sono due cose ben diverse, perché se te fai capire ai produttori che le generazioni sono cambiate, che il cinema francese, inglese, americano, tedesco, quello che è, sta cambiando, il pubblico si è evoluto, il cinema si sta evolvendo, e che se l'Italia non si fosse messa, ancora non ci si è messa, però se non si fosse messa al passo coi tempi, sarebbe stata divorata e il pubblico sarebbe stato proprio schiavizzato mentalmente. Se c'è un modo popolare per far capire questo ai produttori, per far capire che si possono cambiare le cose, che il pubblico è pronto, perché i produttori seguono il pubblico, perché vogliono sbigliettare, vendere. Poi sono cambiati anche i produttori, ma quello è un discorso più complesso che non voglio fare ora. Ci si può fare, si possono fare film diversi, si può tornare al genere, si può fare un film di fantascienza, si può fare un horror, si può fare un thriller, si può fare una commedia, si può fare un film romantico, si può fare un film d'animazione, si può fare tutto. Però se non si inizia a farlo capire ai produttori, anche in maniera dirompente, è un problema. È un problema. Quindi Ruffini mette due cose nel calderone facendole sembrare uguali, ma uguali non sono. Perché un conto è se ti lamenti che non vuoi una cosa perché, oddio no, quella cosa lì, quel personaggio lì, lo dovete far morire. Quello è invadere una scelta creativa ponderata da un autore. Dire, ragazzi, però avete rotto i coglioni con questi cazzo di cinepanettoni, ogni anno è la stessa storia, ogni anno fate sempre la stessa cosa, rovinate il pubblico, monopolizzate le multisale, rincoglionite la gente, basta ragazzi, avete rotto il cazzo, è un'altra cosa, soprattutto se abbiamo degli esempi che si sono estesi dagli anni 80 a oggi. E poi si capisce che Ruffini ancora ce l'ha dentro questa cosa di Karim. E Karim in quel senso ha fatto un buon lavoro, perché Ruffini ancora lì era incazzato, altro che. No, quelle hashtag Django, quelle sono quelle proteste che dice Ruffini, cioè questa attrice non va bene per questo ruolo, quest'altro di colore non può interpretare quello, questo no perché non gli assomiglia. Quelle sono proteste del cazzo. Ma qui ragazzi si parla di un fenomeno culturale durato 30 anni che ha distrutto il cinema a livello produttivo, o comunque gli ha dato una bella botta se non l'ha distrutto, e che ha involuto il gusto del pubblico. A mio parere, questo è il mio modestissimo parere, lo esprimo perché ho questa finestra e dico quello che penso. E sono due cose diverse però, L'anarchia è un'altra cosa, Ruffi. L'anarchia è veramente distruggere, cioè bannare il tuo profilo, quello è fascismo addirittura, bannare il tuo profilo Twitter perché ci stai su coglioni o menatti per strada perché sei in giro, quella è l'anarchia, il fascismo, chiamalo che ti pare, quello è sbagliatissimo ovviamente, però qualcuno potrà sollevare una polemica per far capire, per sensibilizzare la gente che qualcosa effettivamente deve cambiare, che qualcosa ragazzi... Non va, perché se voi guardate i film, no, non ho detto anarchia uguale fascismo, ragazzi, ma perché dovete capire quello che vi pare? Ho detto che menare o addirittura bannare l'account Twitter, quello sarebbe fascismo, ok? Ho detto non anarchia, quello sarebbe addirittura fascismo. Se però qualcuno, ripeto, muove una critica che smuove il popolo, smuove il pensiero comune e sensibilizza il pubblico a quel pensiero, allora è un altro discorso. Ah sì, se voi guardate i film mediocri, quelli fatti per sbiglietta, quelli tre palle, un sordo e si incassa, degli anni 60-70, e guardate i film del cazzo degli anni 80, ragazzi c'è un divario tremendo. E questo è sotto gli occhi di tutti. Anni 80-90, tremendo. Vero che spesso non si riesce a... dov'è? Separare la critica dagli insulti, però questo succede quando un pezzo satirico è su di te. E se Ruffini è rimasto colpito dal pezzo satirico, perché ai tempi, ripeto, era un pezzo satirico di Karim, allora quella è stata buona satira. È un po' come quando Victor, e lo racconta spesso, ha discusso col tizio dei Soliti Idioti. Quando uscì il secondo film dei Soliti Idioti. Andiamo avanti, va. Libero. Siamo d'accordo. Io sono libero di poterti dire, guarda, secondo me quella maglietta non ti sta bene. Non sono libero di insultarti o di insultare la tua famiglia. Ma non c'entra niente. Chi ti ha insultato la famiglia ai tempi di Mostarda è un coglione. È un coglione. Ma non lo puoi mettere al pari
di chi ti ha criticato e che di chi a chi ti ha fatto una critica pungente. Non ce le puoi mettere le due cose a confronto, come non puoi mettere a confronto il fan piagnino che vuole un'altra attrice perché non gli assomiglia o perché è nero, ha il fatto al discorso. Ragazzi, però con questi cinepanettoni avete ammorbato i coglioni a tutti per 30 anni, rendendo rincoglionita la generazione dei miei genitori. Perché vabbè, poi c'era tutto il discorso politico che è lungo un chilometro che non voglio fare ora. Si parte da Craxi in su, vabbè, basta. Ce n'era bisogno. Il web ha dato la voce a tutte quelle persone che invece... Ma come fa a esserci bisogno di... E perché allora i produttori... Ma scusa Ruffini, ma cosa cambia dal web alle riviste che facevano recensioni tremende sui film? Perché ci sono delle recensioni spietatissime ai tempi che davano una stellina anche a grandi autori, o alla gente che faceva il passaparola e diceva il film è una merda o il film è bello, fa ridere. Con il web, il web ha aperto le gabbie. Certo, ha aperto le gabbie anche coglioni, ripeto, non confondere chi popola il web in maniera intelligente e chi popola il web in maniera tossica. Sono due cose diverse, e soprattutto non confondere un attacco personale con un pezzo di satira. Se tu mi dici fai un video su YouTube, io non sono capace. Ma cosa ci incastra questo? Non so. Ma perché hai una visione completamente sbagliata del web. Dimmi qual è quella giusta. Devi viverlo un po', devi stare dentro un pochino. Devi capirlo, è una è cosa uscito, che va ma capita. Io, fuoco di cervello, oltretutto, era un prodotto di internet. No, non era un prodotto di internet. Hai preso della gente di internet per fare un film. È una cosa un po' diversa. Persone che sono sparite dal web e che ora ci sono ritornate dopo che... dopo che si sono affacciate a altri mondi, hanno visto che forse ne... Con voi intendo tutti quelli dell'industria cinematografica italiana, non sfruttano di più internet per effettivamente fare qualcosa di libero? Perché è come dire io faccio un film con quelli della radio, non funziona. Il concetto è che il web, la radio, il teatro, il cinema e la TV non sono vasi comunicanti. Comunque ha detto prima che era un prodotto del web e ora ha detto non sono vasi comunicanti. Deciditi. Cioè, allora, è un prodotto del web? Cioè, il pubblico del web lo va a vedere oppure no? Quello che hai fatto tu al David Donatello sul web è stato devastante. Signora Loren, è sempre una toppa meravigliosa. Lei, veramente, se lo lasci dire... Ma da fuori, com'è stato? Cos'è successo? Ma niente. Niente, perché era talmente blanda la cosa, talmente una cazzata, cioè no. Cioè io lì ho fatto una battuta a Sofia Loren in un campo larghissimo, non l'avevano neanche sentita. Uno su Twitter ha scritto la battuta e verticalmente a cascata poi. Ma sai, questo è proprio il momento in cui puoi far scoppiare la terza guerra mondiale sul niente. Quindi per te, cioè, non questa, era... è questa, capito? Sì, però non puoi allora Ruffini, te sul web, Paolo, non godevi già di una buona fama. Se te poi premi ancora di più l'acceleratore facendo una battuta, si può dire sessista, a Davide Donatello, è ovvio che su Twitter ti non vedono l'ora di riprenderti, perché eri già sotto l'occhio, nell'occhio del ciclone. Ma non è che tutto il web ti odia perché sei andato a fare l'ennesimo film col web di mezzo. Però facendo una merda, cioè facendo un film di serie B, di serie C, Z, un'ennesima commedia, tra l'altro ripeto remake, con la solita comicità becera, puppa e soffoconi finti, le solite robe, uno è scopaco morto, insomma, tutte quelle robe lì che ovviamente da cui quella generazione lì stava cercando di abbandonare, stava cercando di criticare in maniera un pochino più decisa. Cioè la nuova generazione, la generazione di internet, ma anche la mia generazione, stava sfruttando internet o semplicemente si era rotto i coglioni e aveva detto ragazzi basta. E arriva Ruffini che con il pubblico del web ha cercato di prendere il pubblico del web per attirare il pubblico di esso nell'ennesima commedia del cazzo, e questo era basta, non era proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Però non è stata solo colpa tua ovviamente, ma c'è stata una concatenazione di fattori che hanno sicuramente creato questa roba qua. Non è che io ho rancore nei confronti del web, ho una paura del mezzo, cioè io ho sempre paura che qualcuno ne faccia un uso improprio, capito? Ma scusa Ruffini, però è strano quello che dici, perché grazie al web ti ha conosciuto tutta Italia per Io doppio Nido del Cuculo, no? Ci si passavano i video con gli infrarossi e blu tutti i tempi, ma grazie a YouTube tutta Italia ti ha conosciuto. Quindi in quel caso il web era buono, quando invece fai le merde è cattivo? No, semplicemente hai fatto qualcosa di brutto
che cercava di perpetrare un messaggio che tutti volevano abbandonare, un linguaggio che tutti volevano abbandonare, e la gente ti ha criticato aspramente. Quando invece hai fatto ride, perché comunque quelle robe a me continuano a farmi ride, nonostante siano volgari, eccetera, quello che cazzo vi pare a voi, è stato per merito del web. Solo per merito del web. È inutile negarlo. Mi ricordo ancora le classifiche, eri in cima alle classifiche perché pubblicavi la roba del Lino del Cuculo. Ma ricordo le classifiche di YouTube. Credo che i ragazzi oggi siano molto più educati. E anche... forse c'è un problema culturale, ma non c'è un problema di sensibilità. Perché una cosa che per esempio il web ha fatto è aumentare nel bene o nel male la sensibilità. Io sono stato molto a contatto con i ragazzi. Io per esempio l'operazione di Up and Down, non so se la conosci, sì, sì, certo, che ha vissuto molto anche sul web. E che devo dire... eccoci, qua c'è la cosa che non mi è piaciuta di più del video. E qua stoppo, tra l'altro, non voglio andare avanti. È una roba che veramente non sono riuscito a sopportare. Cioè, si sta facendo un discorso sul web, sul dating, su il perché internet si è mosso, si stava parlando di cinema, si stava parlando eccetera, e ad un certo punto Ruffini con un colpo di reni vira verso questo argomento qua. Perché? Perché diventi inattaccabile. Con i tuoi progetti Resilienza e Up and Down, che sono assolutamente progetti ammirevoli, perché parli della della sindrome di Down in maniera intelligentissima, e soprattutto dei bambini malati di leucemia, che sono progetti ammirevoli, ripeto, e che ti rendono un cazzo di grande, diventi inattaccabile su tutti gli altri argomenti di prima. Però, perché a quel punto Karim, infatti non ho capito bene, cioè va bene, allora ragazzi, poi si parla anche di Karim, però cosa cazzo gli puoi dire? Anch'io sarei stato, io che sono la merda delle merde, come ho detto a Dada, io non avrei più saputo dire niente. Mi ha inculato, mi ha fregato, cosa ti posso dire? Cioè, non posso più tornare indietro, perché apparirebbe come una mancanza di rispetto, apparirei come maleducato. E poi sei inattaccabile perché sono prodotti pregevoli, perché hai fatto un prodotto pregevole. Hai fatto un tour in tutta Italia, hai fatto un film, documentari, prime serate, e cosa ti devo dire? Bravo, chapeau, però non c'entra una sega con quello di cui si stava parlando prima, però. È come quando durante i ricevimenti dei genitori sapevo che mia mamma sarebbe andata a sentire merda, perché sono sempre stato un cane, e allora a scuola facevo finta di sentirmi male. Sì, ok, poverino, sta male, però il suo figliolo è un cretino. È la stessa cosa. Ruffini ha la buttata in caciara proponendo un argomento su cui sei oggettivamente inattaccabile per sviare tutto il resto. E questa cosa non mi è piaciuta per niente. Sì, sì, per far vedere che ha fatto anche cose belle, però si sta la sfida, lo scontro, ci siamo vestiti a pugili, siamo sul ring, il format è scontrarsi, non taralluce e vino. Per me Karim è stato fregato da questa cosa, secondo me. Poi ovviamente sono tutte interpretazioni mie, magari mi dici no, avevamo pensato di farla così, basta. Poi voglio dire anche una robina, qui mi fermo, torno su, sulla mia. Comunque recuperateli, è Resilienza e Up and Down, sono progetti ammirevoli che ho visto anch'io. Se ci mancherebbe, non è che non voglio parlare, perché figuratevi, recuperateli, che sono progetti interessanti assolutamente, e che magari vi sensibilizzano un po' su un argomento che conoscete poco. E Karim, ragazzi, però poteva andarci un po' giù, poteva andarci giù pesante eccetera. Ragazzi, ora io vi faccio il furbo perché sto facendo una reaction, ok, qua su Twitch, senza il diretto interessato. Ma ragazzi, trovassi di fronte una persona più adulta, che ha lavorato nel cinema, che anche, ha anche carisma, no? Avete visto? Ha carisma, sa parlare, sa intortarti, eccetera. Quando sei lì, è difficile poi, ragazzi, andare sotto e attaccare. Non è facile. Vorrei vedere voi, non è la cosa più immediata del mondo. Poi, Karim è sempre molto mite, tranquillo, e diventa ancora più difficile. Ragazzi, le persone che vedete in un video non sono come i giocatori di calcio che vedete durante una partita. Quando si vede una partita, si urla contro i giocatori
perché li vediamo piccolini che corrono in un campo come se fosse una partita FIFA. Ma quei campi sono giganteschi. E per buttare la palla in porta, e ve lo dice uno che non segue il calcio, ci vuole tanta fatica e allenamento. È lo stesso discorso. Non è perché se li vedete sul web sono due figuranti, sono due cartonati, sono due persone fatte di sangue e muscoli. Ok? E quando ti trovi di fronte Ruffini, che è in quella cerca di VIP veri, non i VIP del web, i VIP veri, ok, altissimo, te lo trovi di fronte dopo sei anni, dopo che l'hai infamato, dopo che magari ti senti un po' in colpa perché l'hai infamato veramente tanto, non dovresti sentirti in colpa, Karim, hai fatto un pezzo satirico, sei stato grande in quel caso, vai, eccetera, e è uno che ha lavorato nel cinema e conosce il mondo, che ha fatto la televisione, c'ha un buon carisma, ti sa intortare coi discorsi, ecco, lì diventa un po' più complicatino. Puoi attaccare, sì, ma a un certo punto diventa difficile volerci litigare, perché non è un tuo amico. Diventa complesso. Questo è il mio parere. Poteva andarci giù pesante? Probabilmente sì, però fino a un certo punto, ragazzi. E poi l'ha inculato con quella roba lì, con quel colpo da maestri, a mio parere. No, no, per me non è... per me non è risultato inutile questo video. Non sono d'accordo con chi reputa questo video inutile. A me è servito tantissimo invece, porca puttana, perché mi ha fatto capire che ci sono persone che si ostinano a non capire il web e nonostante glielo spieghi e nonostante loro siano di fronte ai meriti che ha il web, continuano a fare orecchie da mercante perché ci sono rimasti male per un'esperienza passata. E no, a cazzo. Prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel tasto. Fino a chi c'è su YouTube. Jupiter TV.